se uno è morto per tutti, tutti sono morti, e se Cristo è morto per tutti, tutti sono morti, ed è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Se uno è morto per tutti, tutti sono morti, e se Cristo è morto per tutti, tutti sono morti.